Bentrovati amici telespettatori di Cinemito Gian, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Ci accingiamo, perché siamo ormai a pochi giorni dalla Pasqua, a vivere questa festività sicuramente in maniera particolare per il secondo anno di fila, un po' come è avvenuto anche per il Natale, quindi saranno sicuramente delle festività caratterizzate dalle restrizioni. E se da un lato ci tolgono la possibilità di fare quello a cui diciamo normalmente siamo abituati in questi giorni di festa, dall'altro ci fanno permanere per più tempo a casa e ovviamente è più facile cadere in sgarri alimentari e gastronomici. Pasqua, a differenza del Natale, sono meno giorni festivi. Però lo stesso, secondo vari studi, può comportare l'incremento anche di fino a 3 kg. E quindi come dobbiamo comportarci in questi giorni? Quali regole alimentari seguire? Sicuramente dobbiamo partire comunque dal presupposto che è giusto onorare le feste, quindi anche concedendosi dei piatti diversi dal solito e anche prestando magari meno attenzione alle quantità. È chiaro però che è altrettanto importante quanto e cosa mangiamo, a maggior ragione per chi magari ha delle patologie sottostanti e quindi deve comunque mantenere la propria corretta alimentazione. In linea generale, in questo appuntamento parleremo proprio di questi due giorni di Pasqua e di Pasquetta, che come detto saranno sicuramente diversi da quello a cui eravamo abituati, però da un punto di vista alimentare proviamo anche a fare un piccolo menu tipo di come dovremmo impostare i pasti principali. Per quanto riguarda il pranzo di Pasqua, sarebbe ottimo iniziare magari con un antipasto di verdure, preferibilmente grigliate, seguito da un primo piatto che, a seconda delle tradizioni che si hanno nella propria casa, nella propria regione, può variare, sempre magari evitando di eccedere in condimenti insomma molto, molto grassi e in salse molto, molto grasse. Un secondo piatto che può variare a seconda diciamo dei propri gusti, c'è chi magari segue di più la tradizione, quindi preferisce la classica carne di capretto, di agnello, chi invece no, e quindi magari si regolerà con un secondo piatto differente, cercando comunque sempre di prediligere quelle cotture di cui parliamo spesso e che sono tipo al forno, alla griglia. E un contorno di verdure che non deve mai mancare, la frutta di stagione e sicuramente il dolce. E qui diciamo sorge il dubbio tra l'uovo e la colomba, cosa sia preferibile tra i due. Sicuramente sono dei dolci entrambi molto molto calorici, potremmo dire che in linea di massima potremmo preferire un uovo se è un uovo di cioccolato fondente di ottima qualità. Cerchiamo sempre di controllare la quantità, la percentuale della pasta di cacao, rispetto alla colomba che magari può essere in generale più ricca di zuccheri, di grassi, soprattutto se contiene anche delle farciture. A fine giornata, avendo mangiato sicuramente di più durante il pranzo di Pasqua, è bene mantenersi più leggeri, cercando di compensare le calorie assunte in più, che non vuol dire fare un digiuno completo, ma magari a cena, se va di mangiare un qualcosa, magari una semplice insalata, oppure è sufficiente anche una tisana depurativa. Il giorno dopo di Pasquetta, ovviamente il giorno di Pasquetta era per tutti noi la possibilità di fare la classica gita fuori porta, quindi di mangiare all'aperto, eccetera. Quest'anno ovviamente non è possibile, però soprattutto per chi ha la possibilità, magari avendo dei giardini, dei terrazzi, di poter mangiare comunque all'aria aperta, ma anche per tutti gli altri, insomma, è possibile comunque ricreare magari un pranzo che ricordi questa gita fuori porta. Quindi potremmo orientarci su una classica insalata di pasta o di riso fredda, la possibilità di fare alla griglia carne, pesce,
accompagnando sempre comunque con una frutta, abbiamo le fragole in questo periodo e magari un pezzetto di pastiero, di casatiello che è rimasto dal giorno precedente. Ecco, in entrambi questi giorni vale comunque delle regole generali, cioè quelle delle buone abitudini dell'alimentazione che non dobbiamo mai dimenticare e mettere in pratica tutti i giorni, che sono quelle di bere una corretta quantità di acqua, evitare di preparare del cibo in più per avere poi degli avanzi da consumare nei giorni successivi, evitare di fare il bis delle portate e di mantenere per quanto possibile, nonostante le restrizioni, magari in casa o appunto attorno casa o nel giardino o sul terrazzo, insomma, di fare un minimo di attività fisica. Se nonostante queste accortezze nei giorni successivi vi accorgerete, così come dicono gli studi, di aver preso qualche chilo in più, cercate, per chi è già seguito, di riprendere la propria alimentazione che gli è stata consigliata, oppure di fare un periodo di una dieta cosiddetta depurativa, evitando però di fare un fai da te che non è mai produttivo, ma è spesso più portatore di danni che di benefici. Quindi se poi avrete necessità di perdere peso perché non riuscite poi da soli a rientrare nel vostro peso ideale dopo i vizi di queste festività pasquali, il consiglio è sempre quello di rivolgersi a dei professionisti. Vi rimando come sempre all'articolo che trovate sul sito e sui social di Giletto Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per suggerire argomenti o per porre domande. E non mi resta, ricordandovi l'appuntamento alla settimana prossima con la rubrica Nutrizione e Benessere, non mi resta che farvi gli auguri a tutti voi telespettatori di Cilento Channel di una serena e buona Pasqua.